Dopo le perquisizioni e i controlli delle ultime ore che hanno portato anche a un arresto, la mala movida, come ormai è stata battezzata, invade il campo della politica. L'ultimo scontro all'alba di domenica in piazza 24 Maggio a due passi dalla Darsena. Da un lato un gruppo di ragazzi in buona parte di origine africana, dall'altro una decina di carabinieri in tenuta antisommossa. Al di là delle dinamiche ancora interamente da chiarire, resta il dato politico denunciato dall'opposizione di centrodestra che ha aperto su Palazzo Marino un pesante fuoco di sbarramento per denunciare l'immobilità dell'amministrazione davanti a una situazione che ormai definiscono fuori controllo. È chiaro che il sindaco fino ad oggi ha attuato delle ricette sbagliate. Ci ha parlato di mediatori culturali contro veri e propri vandali, ha detto che il comune non può fare nulla, ha detto che dobbiamo tollerare questi problemi perché veniamo da un periodo difficile. Non è assolutamente così. I milanesi pagano 1.400.000.000 di tasse ogni anno e hanno il diritto che il comune mantenga l'ordine, il rispetto della legge e il decoro in tutte le zone dove c'è movida. Una città allo sbando, una città piena di problemi che continuiamo a segnalare puntualmente sia dal Consiglio Comunale che dai consigli di municipio laddove succedono queste cose. Via Lecco, l'isola, le zone delle colonne, tutta la città è invasa da queste situazioni. Davanti alle accuse il sindaco Sala ha voluto replicare passando al contrattacco. Tutti i sindaci italiani si stanno lamentando delle difficoltà e da città amministrate da destra a sinistra, da sindaci che fanno la loro parte. In questo momento di riapertura è chiaro che un tema c'è, ma c'è ovunque. Noi stiamo cercando di fare il nostro meglio, dopodiché che se vogliono far passare Milano quella Milano dell'insicurezza totale ci provino. Io penso che la gente non abboccherà.